vaghi nelle terre selvagge, tu che cammini nell'ombra silenziosa. Tu che corri e salti tra gli alberi coperti di muschio. Prestami la tua forza primitiva e la saggezza dei tuoi occhi splendenti. Insegnami a seguire con pazienza i miei desideri, così come tu segui le tracce della tua preda. Insegnami a pormi difesa di coloro che amo, come tu difendi il tuo branco. Mostrami sentieri nascosti, illuminati dalla luna. Spirito feroce, cammina con me nella mia solitudine, ulla con me per le mie gioie. Presidia il mio cammino in questo mondo e proteggimi lungo la strada. Signore! Lo vedo, alzatevi subito in piedi! Venite! Che siamo noi? Guardie di frontiera, signore! Perché non siamo noi? Controlliamo il confine, signore! Allora andate con me! Cosa state facendo? Stiamo controllando il confine! E di là il confine! Signore, stiamo per sparare al confine! Dannato confine! Ve lo facciamo vedere noi, signore! Lo trivegliamo di colpi, signore! Ma chi? Il confine! Venite qua! Noi non dobbiamo trivellare di colpi il confine! No! Che cosa l'ha fatto? Credo si sia fratturato il piede, signore! Signore, che non hai permesso di fratturare il nostro piede! Un'altra notte in bianco. Dovevamo rifiutarci. Rifiutarci, dici? Rifiutarci, dico. Guarda che siamo soldati, non possiamo rifiutarci a obbedire gli ordini. Come se voi piacesse. Vi piace? Cosa? Fare le guardie di frontiera, vi piace? No, mi fa schifo, mi fa vomitare. Sì, pure a me mi fa schifo. Visto? Sì, ma
fosse stato per me, io non avrei proprio lavorato. Sì, e come mangi? Non si può non lavorare. Ogni tanto io mi sento uno schiavo. Soprattutto in posti così belli dobbiamo guardare questi confini. I confini sono necessari, sennò quelli andrebbero di qua e di là senza documenti. Oh, siamo pazzi! I confini sono stupidaggini. Sì, questo ci ha idea. No, è vero, i confini sono stupidaggini. Avete mai visto un animale fermarsi davanti a un confine umano? No, ma se si ferma, bam bam! Lo spariamo noi e lo fermiamo! Se avessi voluto scegliere lavoro, di sicuro avrei fatto il barbiere. Non mi piace sparare che attraverso una linea. Ah, bravo, il barbiere? Allora, perché non, quando attraversano i fai barba e calma? Smettetelo, voi tre! Prendete i fucili e i binocoli e sparate a qualunque cosa si muova! Anche se vediamo il lupo! Soprattutto il lupo, quell'animale feroce e spietato! Sono anni e anni che trapassa i nostri confini! Chi siete? Esseri umani! Signore, sono esseri umani! Che facciamo, li spariamo? No! Non sparate! Stiamo fuggendo! Stanno fuggendo, signore! Ma che cosa? Dalla guerra! Dalla fame! Signore, stanno fuggendo dalla guerra e dalla fame! Suggerisco di sparare! No, quei calvi ci servono per i lupi! Fateli passare! Passate! Grazie! Comunque, se io vedo un lupo, non gli sparo. Se io vedo un lupo, sparo in aria. Se io lo vedo, lo seguo. E se lo segui, io sparo a te. Adesso prendete i binocoli. Siete qui umani? Non lo sapete che stanno ritornando i lupi? Non avete paura umani? Dovreste averne! Quante storie spaventose avete inventato sui lupi? Perché mai? Domanda, perché avete inventato tutte queste sciocchezze sui lupi? Domanda, perché volevate cancellarli dalla faccia della terra? Domanda, perché volete essere gli unici predatori? Domanda, perché ogni volta che parlate del lupo usate parole spaventose? Risposta! Il cane mangia. L'aquila caccia. La volpe ruba. E il lupo? Sbrana! E l'orso? Che carino l'orso! E l'aquila? Che maestosa! E la volpe? Che furba! E il lupo? Brutto! Cattivo! Crudele! Assassino! Brutto, cattivo, crudele, assassino! Da che pulpito arriva la predica? Siete proprio strani voi esseri umani! Trattate come un mostro l'animale più in armonia con la foresta! Trattate come un mostro l'animale che più vi assomiglia! Oh, adesso questo dice che il lupo ci assomiglia, proprio pazzo! Ma assomiglierà a lui, guarda quanto è peloso! Andiamocene subito da questa foresta schifosa! Non ci credete che il lupo vi assomiglia? Non credete proprio a nulla voi esseri umani! Ma la vera domanda è questa, chi deve avere paura di chi? Gli umani devono avere paura dei lupi o i lupi devono avere paura degli umani? Gli umani che disboscano, distruggono e prosciugano devono avere paura dei lupi o i lupi devono avere paura di chi disbosca, distrugge e prosciuga? Se sarete sinceri nella risposta, quando uscirete da questo bosco sarete delle persone completamente diverse. Andrò dritta dalla nonna per farmi aggiustare la gonna. La 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 la
il lupo ascolta, vede, origlia, va a nonna a fare la cucina e la buona. Poi entra e la sale! L'ha ingiatta tutta intera! Salute! Grazie! Come una pastiglia! Arriva la piccola cappuccetta. Entra bambina, ti aspetto. Il lupo, da vecchio vestito, aspettava nel letto e aveva un certo appetito. Ma che occhi grandi che hai, nonna. E per guardarti meglio. Che orecchie grandi che hai, nonna. E per sentirti meglio. Ma che naso grande che hai, nonna. E per annusarti meglio. Ma che mani grandi che hai, nonna. E per afferrarti meglio. Ma che bocca grande che hai, nonna. Mi avete rovinato la parte migliore! Ma non importa, muoviti! Non importa, lo dici tu! E va bene! Mi avete fatto perdere il segno! E per mangiarti meglio! Sembra conclusa, terminata, la vecchia e la nanetta deglutite e digerite. Qualcuno le aiuti, o tanti saluti! Ma per fortuna passava da quelle parti per casualità? Salvatore, il cacciatore! Che sentendo le urla delle due sfondò la porta. Boom! Ah! Boom! Ah! Boom! Boom! Posso entrare nella mia scena? Basta che ti muovi, veloce. Estrasse il coltello! È più grande! Più grande! E saltando alla pancia del lupo Satollo... Del lupo? Satollo. Ma Satollo è il nome? No, Satollo è perché ha la pancia piena, quindi saltando alla pancia il lupo Satollo, urlando a squarciagola... No! 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 Sì, ma quindi il lupo? No. Vabbè, però la nonna. Vabbè, però cappuccetto. Vabbè, allora che fece sto cacciatore Salvatore? Cambio il nome. In che senso? Si chiamava Salvatore. Sì. Ha salvato qualcuno? Sono morti tutti? Ecco, ha dovuto cambiare nome. Vabbè. Quindi questa storia finisce male. Anzi, malissimo. Anzi, malissimissimo. Una vera tragedia. Andiamo. Non corriamo contente. Andiamo via meste.
sani e le donne sane hanno in comune alcune caratteristiche. Sensibilità. Spirito giocoso. Grande devozione. Sono profondamente intuitivi e si occupano intensamente dei loro piccoli. Oppure del compagno, del lupo. Lupi e donne sono affini per natura. Sono curiosi di sapere e hanno una grande forza e resistenza. Sono fortemente coraggiosi. Eppure le due specie, donne e lupi, sono sempre state perseguitate. Se voi mi avesse visto, avrebbe pensato fossi svenuta. Ma non era così. Pian piano intorno a me il nero si stava dissolvendo, mostrandomi una nuova realtà, come in sogno. Il lupo davanti a me mi invitava a seguirlo. Corriamo. Viaggiamo attraverso le ere del mondo, da quando tutto era foresta alle moderne metropoli. Viaggiamo dall'era in cui l'uomo era connesso al creato all'epoca in cui se n'è distaccato. Mi sento lontana da tutte le leggi dell'universo. Noi uomini non capiamo che il mondo che vorremmo ai nostri piedi è ciò che permette il mistero della vita, è il nostro nutrimento, è nostra madre. Mi risvegliai in una radura al sole. Il lupo mi aveva aspettato, mi aveva protetta. Io mi alzai, lui si alzò. Io mi incamminai a valle, lui andò verso monte. Un ultimo sguardo. L'addio più intenso di tutta la mia vita. Seguiteci lungo il percorso. Noi proseguiremo accanto a voi. Vi accompagneremo, vi mostreremo la strada. Noi non vi lasceremo. Vi saremo sempre vicini. Se vi sentite soli o sole, osservate il terreno. Vedrete sei impronte. Due sono le vostre, quattro spetteranno a noi. Allora saprete che non vi abbiamo mai lasciato.